Nel 1927 fu ritrovata alla Sassaia di Rigutino una statuetta che rappresentava il dio Silvano. Questa statuetta se ne era persa un po' le tracce nei meandri dei musei. E, e oggi ne vogliamo dare un valore per ritrovare fuori, dare un valore eh, anche storico, ma soprattutto dargli una degna, eh, diciamo così, un degno posto dove poter stare. Le associazioni di Rigutino, quindi che ovviamente fanno parte di Rigutino e della Sassaia, hanno deciso di dare una mano per poter aiutare lo Stato, diciamo così, il museo, a dare appunto, una giusta collocazione a questa... Alla statua del dio Silvano e allora è stata organizzata una scena eh, per raccogliere dei fondi a questo scopo e la scena non poteva che essere nel luogo più rappresentativo della Sassaia, ma anche di Rigutino, ma per i pellegrini, specialmente per tanti pellegrini, un luogo molto importante. Il Rifugio la Sassaia, gestito dal nostro ospitalero Giovanni Roberto. Che adesso ti presento, perfetto. Hai detto benissimo, io sono. Mi sono messo subito a disposizione perché questo è un posto eh, di cuore, è un posto donativo per i pellegrini, è un posto dove facciamo accoglienza e mi sono messo subito a disposizione e ho dato la dimostrazione della mia cucina a tutte le persone che sono venute qua. Abbiamo fatto questa scena bellissima che è aiutato da questo bellissimo forno del mille, aiutato da lui che ultimamente mi aiuta. Abbiamo fatto una scena come? Bellissima. Bellissima, tra amici tante le personalità che sono intervenute, politiche e non solo, ma sono venuti tanti anche amici di rigutino, eh, tra quali noi insomma. No? Ecco. E questo è una cosa molto importante. Senti, nei tuoi 907 anni, quest'anno compi 908 8. anni, ma il Dio Silvano era mai venuto poi così all alla ribalta oppure è una cosa recente? No, era, si vedeva nei, 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 primi, nei primi secoli. Poi, dopo è stato sperduto e quindi non, non, non ho potuto io vederlo perché io ero in altri itinerari, in altri cammini, in altri posti. Eh, te mi puoi fare la domanda, ma sulla rivolta del pane a Napoli Io c'ero, ti posso raccontare tutto. Cioè mi fai un'altra domanda? Io, io c'ero, ti dico. Capito? E quindi non, non si era perso, però. L'hanno ritrovato negli anni 20, gli anni 22, in quel periodo là, è, è stato restaurato adesso e messo in una cassetta. In quella cassetta non ci può stare il dio Silvano. Come fai a tenere il dio Silvano in una cassetta? Il dio Silvano restaurato deve essere al mondo. Non ci sono i suoi fondi per una bacheca? Bellissimo. Stasera abbiamo, abbiamo invitato anche. La rappresentante, la responsabile, la direttrice del Museo Etrusco, c'era la Tiziana Nesini, c'era la De Robertis, c'era Merelli, c'erano un po' tutte queste persone che si sono interessate e più c'erano gli amici del rifugio. E soprattutto gli amici, di, gli amici pellegrini anche di, di Giovanni Roberto. Senti, ospita, caro ospitalero, ma quanto conta la tua personalità d'ospitalero in tutto questo? Di, per un attimo metti da parte la modestia no, no, sempre la modestia la, la mia personalità ha un valore ma il valore è questo vedi questa, questa stanza qui è dal mille che ci, ci sono le persone è dal mille che si trovano anime alle mie spalle il forno che ti dicevo io è dal mille che fanno i pani in questo posto e l'intelligenza dell'uomo che ora va a decadere che cosa faceva? Toglieva la brace dal forno e se la metteva nel focolare ci facevano i fagioli Senti che, che maestria, senti che, che, che mondo che vivevano? Ecco, questo mondo che però qui tocca un tasto che forse non lo so se. Ma è bene toccarlo. Questo mondo che potrebbe un giorno finire. Com'è andata questa? Come, come procede questa cosa? Perché insomma, sappiamo che qualcuno non, non ti ci vuole ancora qui, non ti ci vorrebbe per tanto tempo qui. No, è tutto appianato, è tutto, appianato. Tutto, sì, sì, tutto tranquillo. Hanno capito. Perché eh, se uno non, non capisce, ma no, che non capisce perché non capisce, perché non ci si spiega, non, eh, io vedo che c'è tanta tranquillità, tanta, tanta benevolenza adesso, no, to, tanto, tanto. Questo ci tanta, fa piacere. Da parte sempre, però come hai notato stasera eh, c'erano tutti, eh, ci sarà tutti, eh, tutti eh. ma qualche duno mancava. Eh, eh, il, il dispiacere non è... Perché mancavano. Il dispiacere è perché hanno perso qualcosa. Infatti se ne sono persi loro. E tutti dispiaci perché loro si sono persi qualcosa. Sì, 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 sì è questo. L'uomo, se non arriva a capire questo, che il dispiacere di uno che perde qualcosa perché non ha partecipato, oppure perché è stato ferito, oppure è mancato. Cioè, se non si arriva a riprendere queste attività qui mentali, Noi, io sono partito tre volte per l'Ucraina. Cioè, ma non mi interessava andare in Ucraina, mi interessava andare a vedere questa gente poretta come stava. Fosti uno dei primi a partire col pulmino, mi ricordo. sì. Ecco. Senti, vogliamo spezzare anche una lancia a favore ricordandoli tutti quelli che ti stanno dando la mano? Perché questa sera io ho visto un prodigale di persone che ti aiutano. Dai, rendiamogli giustizia. No, la giustizia la faccio sempre sui sì. su, siti, sì, da tutte le parti. La, eh, li ricordo sempre. Ma il, la bellezza è che queste persone continuano a venire. Sono vent'anni che continuano a venire. Vuol dire che non hanno subito mai un tradimento, ma in una piccola inerzia. Chi viene qui eh, capisce che è un posto eh, di aggregazione, perché quando arrivi e ti senti dire benvenuto sei a casa tua, come fai, e io lo dico sempre un po' a tutti, come fai a dire alle persone eh, vieni oppure dove vai? Questo è un posto de del mondo, le anime che sono qui sono mille anni, come fa una persona a dire questo è il mio? E poi su, sul posto della chiesa. E quindi loro hanno capito questo, io ho capito questo il primo giorno che sono venuto e me li sto tirando tutti dietro, Farsi eh, dai miei qui che, che hai visto che sono famiglie di Ricutino, Farsi da Silvio che è di sotto, farsi da tutta la gente. Le signore della cuscina. Ma cuscini te o loro? Dì la verità, perché poi allora, glielo chiedo. Allora eh. senti questa, guarda loro, loro perché sono tutte così? Eh. Perché? Perché io la mattina, fino, dalla mattina fino alla sera alle 5:30 e mezzo, non voglio nessuno che entri qua dentro. Sì. Nessuno, non ci voglio nessuno. Io cucino quando ho finito. Ma sei detto che è la casa di tutti questa? Sì, no, ma il cucinare è un'altra cosa. Io eh. cucino per tutti, sulla casa di tutti, ma cucino io. Ah. <ride> cioè, loro dopo vengono, vengono eh, e sono. La, le, I miei bracci, le mie mani, perché fanno, io faccio i crostini nella pentola, loro lo mettono nei crostini. Loro fanno i crostini, fanno il pane, fammi, taglio, mi aiutano a tagliare la carne, tutto. È tutto il lavorare che dopo è importante quello. Due tegami con un ragù di nana ocio, come ho fatto stasera, che poi al finocchietto non lo fa nessuno che è la cosa più buona del mondo. sentite come? Era, Era buonissimo. Cioè, io me lo faccio da me, poi dopo io cuocio la pasta. Da me la coscio perché la, io la manteco. Stasera ho mantecato 9 kg di frasta di pasta direttamente. Visto nel... Diciamo che il risultato che è venuto fuori mi dispiace per chi non c'era. Sì, eh, io sì, sono sì. un pochino più, eh, diciamo, egoista. Penso sì, per sì. me, io mi sono goduto quello che abbiamo mangiato. Quindi. senti, eh, tu sei un grande esperto, eh, soprattutto conoscitore dei cammini. C'è un previsione un altro cammino cui, da qui a poco tempo? sì Sto cercando, e l'ho già scritto, sto cercando delle persone che vengano con me in Patagonia. Il prossimo anno a settembre voglio partire per la Patagonia. Se parto da solo, mi dispiace, ma partirò da solo, perché ho un amico argentino che ha fatto il cammino di San Francesco, è stato qui da me. E mi ha assicurato, e già siamo in contatto. Mi prende il pulmino, non la cammino tutta, però alcuni pezzi li farò a piedi, alcuni pezzi si fanno col pulmino. Fino allo all'Oshuaia, al Rupa, faremo il trenino. Perché io l'unico animale che non ho visto sono i pinguini. Quindi, Quindi te li vuoi vedere? Pinguini, Senti, ti conoscono tutti, e ti conosco in tanti. Eh, per chi invece magari ti vede, non so per la prima volta, ma puoi dirgli un po' quanti cammini hai fatto e soprattutto quanti chilometri hai sulle gambe tu? Sì, cammini, dunque partendo dal Camerun, eh, con quello che c'è lì alle spalle, si vede quella, quel negrettino lì che mi ha aiutato in Camerun una persona eccezionale, un ragazzo grandioso, mi sono fatto il Camerun a piedi, giungla fluviale, savana, deserto, fino al grande lago del Chad, nel momento in cui era ancora in secca. Perché si riusciva a prendere i pesci sotto la terra, bellissimo, una cosa, un'esperienza vera. L'anno dopo ho fatto Shanghai-Xiang e poi ho fatto Otto Cammini di Santiago, di cui Canterbury-Santiago, che te lo sai, hai visto tutte le mie carte, e, e dall'Algarve a Santiago risalendo il Portogallo, tutto il Portogallo. Ecco, ma uno dei più grandi cammini che secondo me ha fatto Giovanni Roberto, l'ospitale è proprio quello di aver creato alla Sassaia di Rigutino, il Rifugio La Sassaia è ormai una tappa fondamentale conosciuta, conosciutissima, frequentata e importante per tanti pellegrini. Sì, per la via Romea Germanica sono socio anche onorario, quindi eh, hanno fatto il, i primi anni, sono, è nato, sono nati qui 218 km di strada, perché, con i libri, con foglietta, con tutta, eh, tutti i personaggi, poi c'è la via Clanis, bellissima, che è tutta intorno alla Valdichiana e più la, la fantastica via di San Francesco che dalla Verna da va ad Assisi passando per i posti più belli che la gente non conosce le scelle di Cortona, il lago Trasimeno la gente quando arriva dicono ma noi questo cioè, noi siamo passati di là si è fatto Gubbio ma Arezzo, Savorniano cioè il lago trasimeno quando Francesco dice al Barcaiolo nel 1214, gli dice in una notte di tempesta arriva lì, guarda portami di là, ma nessuno da quella ce lo voleva portare e lui cosa fa? Accende una candela, si mette davanti e gli dice se si spinge la candela si torna indietro, la candela non si è spenta e lo traghettò dall'altra parte e sull'isola maggiore ancora ci sono le impronte di Francesco che si attacca a, allo scoglio e si tira su. E rimase lì per 40 giorni. Come avrete capito, eh, Giovanni Roberto ci porta nel suo cammino, con le sue parole ci porta in un cammino a tutti noi, un cammino interiore, un cammino che è della mente, un cammino del pensiero. Senti, tornando al, al dio Silvano. Quindi poi dovremmo andare a vederla questa apposta in opera, insomma, anche perché eh, diciamo è in merito. È sicuramente di tanta gente ma è soprattutto tuo che hai organizzato qui questa cosa e anche di, insomma, di tutte le persone che sono intervenute credendo in questa cosa quindi ci ritroveremo là certo questa è una cosa, è una cosa bellissima veramente sono cose fatte con il cuore e le cose che, fa, che uno fa con il cuore penso che siano le cose giuste perché molte volte si può anche sbagliare di cuore però io dico che questa volta è un'altra cosa giusta e sono contento che hanno partecipato in tanti, si deve essere una, una piccolezza, poi all'ultimo siamo diventati tanti, siamo arrivati quasi a essere 100, vicino a 100, e ho dovuto fare il miracolo della, della, di aggiungere ancora i pici, ho fatto diventare due vasche di pisci, sono aumentati, e le nane, i polli con i del forno, sono aumentati. Hai fatto è, la ti moltiplicazione ti dei pisci? Io ho fatto la moltiplicazione dei pisci, de e poi invece che dei pesci, delle nane. Stasera è, bast è bastata a tutti, siamo riusciti a fare anche questo. Ma perché lui c'è. Grazie Giovanni Roderto, ospitatero del Rifugio della Sassaia, grande amico e grande, grande persona. dai fateci un salto quando venite a trovarlo lui vi accoglierà sempre la porta è sempre aperta e soprattutto grazie per questa cosa che insomma con la comunità di Rigutino con tutte le associazioni di Rigutino grazie anche a Maria Gatto la, eh, direttore, il direttore del museo archeologico insomma che ci darà la possibilità di rendere giustizia a quel ritrovamento del 1927 la De Robertis la De Robertis la Nesini e... tutti no, i politici c'è Gallorini c'è Gallorini ecco no era per far capire che non è d'una parte, mm. è di tutti. È di tutti, si sì, è vero, è bipartisan qui devo dire. Ho visto abbracciare dalla destra alla sinistra, al centro, ma manca 5 stelle, non so se c'era qualcuno 5 stelle. Ma sai, io 5 stelle non li conosco. Ma, eh, no, sì. ma non è per parlare eh, di politica, sì, però sì, no, erano ma... tutti insieme intorno a quel sì, piatto. Però, ecco, sì, cos'era quel tigamone di pisci tutti, che, che hanno detto stai attento a no, non cadere? Mi guardano e dicono ma lì, eh, no, ci siamo tutti. Grazie Giovanni. Giovanni Roberto, vero? Ospitalero. Prego, perché se me rifai una domanda si riparte. Ciao.